E nel frattempo ci godiamo insieme questo servizio insieme ad Anthony Pett, il nostro ambasciatore del gusto. Chissà dove ci porterà questa volta. Siamo a Nettuno, nella costa laziale, per raccontarvi una storia che affonda le radici in tempi antichissimi. Quelli in cui Marco Tullio Cicerone, nella villa di Torre Astura, offriva ai suoi ospiti a tavola un vino delizioso, il cacchione, che rappresenta ancora oggi un'eccellenza di questo territorio, come ben sanno i viticoltori che nel 1973 si sono riuniti per dare vita ad una grande cantina, Bacco. La cantina Bacco, come dicevo prima, nasce nel 1973 da un gruppo di viticoltori del territorio, giusto Claudio? Giustissimo. E diciamo che l'intuizione dei soci fondatori di allora si è rivelata senz'altro vincente, perché nel giro di pochi anni, fino alla fine degli anni 70, i produttori diventano addirittura 100. Ecco, tutto va bene fino a quando negli anni 90 scoppia in Italia il caso del vino al metanolo, giusto? Nel giro di pochissimi anni vengono introdotte le distillazioni obbligatorie, quindi quasi il 50% della produzione era destinato a diventare spirito, e poi successivamente la Comunità Economica Europea ha introdotto dei premi incentivanti agli agricoltori per fargli addirittura espiantare i vigneti. Oggi, nel 2017, siamo 14. Però voi reagite a questo momento critico, vi reinventate e diventate l'azienda che siete oggi. Il primo passo è stato quello di cambiare radicalmente tutti i sistemi di trasformazione del vino, ma il vero passaggio, il vero salto ulteriore che abbiamo fatto è stato in questi ultimi anni, in cui abbiamo cominciato ad approcciare anche alla comunicazione, al marketing in maniera un po' più approfondita. A questo punto però, Claudio, io sono curioso di vedere queste vigne, soprattutto dove viene prodotto il vino del Cacchione. Sarà per me un piacere accompagnarti. Yeah. Allora andiamo. Oggi producete diversi tipi di vino, ma il vostro fiore all'occhiello è il Bellone, o in gergo Cacchione. Raccontiamo un po' le caratteristiche di questo vitigno. Noi l'abbiamo riscoperto nella versione originaria, proprio come era allevata nei tempi antichi, cioè a piede franco, ossia senza essere innestato. Secondo noi questa tecnica di allevamento antica conferisce una particolare peculiarità al prodotto e lo distingue in modo particolare da tutti gli altri. Ed eccoci giunti finalmente nel regno di Bacco. Questa è la nostra enoteca, noi qui commercializziamo tutte le nostre produzioni, all'incirca fatte da 7 vitigni bianchi e da 5 rossi. Ovviamente il Cacchione è il nostro vitigno principe. Voi distribuite solo in Italia oppure in altri paesi? Da alcuni anni esportiamo un po' in tutto il mondo, anche financo in Cina e ovviamente anche in Europa. Abbiamo come mission di raddoppiare la produzione nel giro dei prossimi 3-5 anni. Oggi produciamo circa 200.000 unità. E a questo punto assaggiamo il frutto delle vostre fatiche.